suonare con gli intervalli vuol dire che tu prendi una scala del sistema modale maggiore, quindi può essere, se siamo in Do, il Do maggiore, come può essere il Re dorico e tutte le altre, che vale per tutte. Quindi se tu fai gli intervalli su una scala maggiore, in realtà tutti questi intervalli valgono anche per tutto il sistema modale. Di conseguenza anche un modo locrio, per esempio, potrà essere suonato con l'utilizzo di tutti gli intervalli che aprono il suono. Allora, se per esempio prendiamo So What e la suoniamo con, quindi, la scala dorica di Re e tutti gli intervalli che ci sono nella scala dorica, in qualsiasi scala, ma in questo caso è una scala dorica, quindi avremo le terze, le quarte, quinte, le seste, e le settime. Adesso, suonando il brano con questi intervalli, la sonorità che ne esce è questa. Terze. Quarte. Seste. Settime. Ok, adesso tutti senza nessun ordine, ma a gusto. Adesso aggiungo agli intervalli frammenti di scala, quindi andiamo oltre e creiamo quello che diventa un fraseggio completo con frammenti di scala dorica, gli intervalli misti e arpeggi costruito dentro la scala. E il totale è questo.